Buonasera amici di Altrocampo e benvenuti a questa puntata speciale. Oggi siamo qui, è l'8 dicembre, siamo in Alta Val di Susa, precisamente a Sozzedulx, dove siamo venuti a festeggiare insieme a Matteo Marsaglia la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Siamo venuti qui perché è un momento particolare, c'è il ritrovo degli sci club della Vallata che hanno deciso di festeggiare il loro beniamino. Adesso andremo in un locale a vedere come si svolgerà questa festa, a intervistare Matteo, ma anche e soprattutto intervistare i ragazzi che l'hanno conosciuto quando era giovane e si allenava con loro, o magari anche i più piccolini che invece adesso lo stanno conoscendo come atleta e come campione sportivo. Venite con noi. Allora, siamo con Dario Tisseran, che è uno degli organizzatori di questa festa, nonché allenatore dello sci club Sozzedulx, nonché ex compagno di allenamenti e di squadra di Matteo. Com'è stata questa emozione? È stata un'emozione forte, diciamo, premetto, di squadra. Andavamo a scuola assieme al Freius e quindi ci conosciamo da allora, e tutto il nostro gruppo di amici che si è creato, insomma, con le gare a scuola ha deciso di fondare il Fans Club. E l'avventura, diciamo, per il Fans Club è nata 2 anni fa alla Fontaine, quando abbiamo iniziato tutto quanto, e poi l'abbiamo portata avanti sempre di più. L'emozione è stata grandissima perché eravamo tutti in combinazione davanti alla tele, visto che le gare della trasferta americana le fanno la sera, eravamo tutti davanti alla televisione che lo guardavamo e non ci credevamo, insomma. Lui è sceso, sapevamo che era una delle sue piste predilette, le piaceva comunque come caratteristiche tecniche, si sentiva a suo agio, però non immaginavamo mai più di uno zompo del genere, no? Perché veramente a vincere una gara, insomma, è una cosa molto, molto, molto importante. Speravamo in un bel piazzamento, però ad una vittoria, no, difatti ci ha spiazzato, meno male che è andata così, insomma. Matteo deve arriverà fra poco, ma vediamo che qui ci sono già tantissime persone, soprattutto tantissimi bambini, sì. Quindi Matteo è particolarmente amato qui in valle. Sì, è molto amato proprio per il suo carattere, lui è uno molto umile, molto semplice, che cerca sempre di dare una mano anche ai ragazzini, di salutarli, di fargli gli autografi, insomma, anche di passargli materiale tecnico. È una persona, un ragazzo molto disponibile e ben voluto dai ragazzini proprio per il suo modo di porsi, no? Com'è il clima all'interno di un fan club di questo genere? Ma il clima, beh, quando fa dei piazzamenti così, molto bello, però direi divertente in generale, perché anche l'anno scorso l'abbiamo seguito a Schladming alle finali di Coppa del Mondo, in cui è arrivato quarto, diciamo, per un erroraccio tecnico in fondo che diciamo ha causato
il non salire sul podio, no? Perché sennò era veramente lì, per un attimo non era sul podio. Ecco, ma quest'anno avete in mente di fare qualche trasferta e di seguirlo in qualche gara? Sì, speriamo di andare, ci piacerebbe andare a Kitzbühel e a Schladming di nuovo in occasione dei mondiali, però chiaramente siamo tutti allenatori di sci e quasi tutti allenatori di sci e siamo molto impegnati nell'arco della stagione invernale con i nostri gruppi e con i nostri sci club. Quindi insomma è sempre più difficile trovarsi degli spazi per poterlo seguire, soprattutto perché le gare sono nei weekend in cui noi siamo a pieno regime e abbiamo il gruppo al completo, insomma. Bene, adesso ti lasciamo andare perché sappiamo che insomma sei anche uno degli animatori e gli organizzatori della festa e attendiamo tutti insieme che arrivi Matteo. A presto. A presto, ciao. Abbiamo visto questi preparativi per l'arrivo di Matteo, abbiamo sentito quanto entusiasmo c'è intorno a lui. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e torniamo idealmente nei nostri studi perché Matteo Marsaglia ieri è venuto anche a trovarci, abbiamo fatto un'intervista in cui ci ha raccontato un po' tutta la sua storia, da quando è partito da Roma a 14 anni per venire qui a vivere a San Sicario e quando ha deciso sostanzialmente di consacrare la sua vita allo sport. Andiamo a sentire direttamente dalle parole di Matteo questa lunga avventura che ha avuto alti e bassi e che adesso l'ha portato finalmente a questa prima vittoria in Coppa del Mondo.